Salve Salvino, cari miei, ben ritrovati qui in una nuova puntata, l'ultima per la Moto3 della carriera con MotoGP 21 e ti tiro la staccata. Vi voglio farvi vedere subito ciò che ho deciso di fare, ovvero questo, ragazzi. Rendere omaggio a Firenze con un colore che contraddistingue appunto quella meravigliosa città. E sapete che Firenze, per chi non lo sapesse, io ve lo dico di nuovo, è terra dove la Tatum è stata fondata. È il paese dove la Tatum ha preso effettivamente piede, ha mosso i primi passi. Ti tiro la staccata che non è di Firenze, ma si trova lì. Ha deciso di fondare il team glorioso di Formula 1 e chiaramente anche di Moto3 e successivamente anche l'anno prossimo in Moto2. Quindi colore melanzana, oserei dire, con il verde solito classico che rimane predominante sulla moto, e anche un 69 che è molto carino, con la stellina di Nicky Hayden, che mi piaceva tanto. Ho detto va bene, per stavolta lo metto, e magari anche in futuro. Quindi questo è, ci troviamo, no, non devo uscire dalla carriera, ci troviamo come al solito, ragazzi, come vedete la difficoltà è sempre 120, ci troviamo all'ultimo appuntamento, in quel della comunità valenciana, circuito di Valencia, spettacolare, un circuito che io amo parecchio. Penso che si faranno 6 giri, penso, per forza, 6-7 giri. No, mi dispiace, ho ucciso Guido Meda, mi dispiace. E vogliamo proprio vincere in questo Gran Premio, quindi vediamo un po' quello che riusciamo a fare. Spero vivamente di riuscire a non fare altre cagatine, a ottimizzare quello che di buono abbiamo fatto durante tutta la stagione in questa pista, perché voglio far bene, voglio la 126esima vittoria, voglio regalare a voi anche l'emozione, l'ultimo brivido in Moto3. Ci siamo, ragazzi, attenzione, mamma mia quanto è bella però, attenzione, via! Bellina, ragazzi, proprio bellina. C'è anche la mosca che decide di fare quello che vuole. Male qua però. Siamo tornati in pista senza nessun problema. Mamma mia, la mosca, ragazzi, ha preso a darmi fastidio proprio adesso. Non ha fatto nulla tutto il momento in cui mi sono messo per registrare. Adesso naturalmente cosa deve fare? Deve dar fastidio fastidio proprio per l'ultima gara. Fortunatamente, ragazzi, non siamo caduti, siamo stati molto fortunati. Andiamo sempre in risparmio anche carburante. Andiamo a paura 1. Vediamo. Tra l'altro mi sa che ho sbagliato un po' il colore degli stivali. Ah, occhio qui. Caro Nito Riccardo Rossi, Mannaggia Riccardo. Andiamo. Ciao Jason. Dai. Come vedete, io a volte non voglio fare staccatone, ma voglio più che altro fregarli negli incroci. Lunghi, tutti lunghi. Ne approfittiamo. Tra l'altro il casco ha un numero diverso. Non me ne sono accorto adesso, ragazzi. Ho visto un casco bello, non me ne fregava, davanti era molto carino, e ho detto vabbè, io lo faccio, lo uso, dato che non li faccio io i caschi, non so farli e tutto. Oggi corriamo anche col numero 38, che non è l'età di Titiro ha più di 40 anni. Ok.
Come li superiamo così? Dai, 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 dai. No. Ci ho sperato, ragazzi. Che due della Steel Guard, diciamo, potevamo superarli in questo modo. Così sì, però, così sì, incrocio. Incrocio che riesce. Mamma che staccata da lacrime che stavo facendo. Ma da lacrime perché sarei caduto. Via via con Power 3. Vediamo il record 41-48. Record sul giro. Stiamo spingendo tanto, eh. Molto, molto, molto. Qua però è esagerato. No, no. Calma, calma, calma. Non è stato nel migliore dei modi questo giro, direi. Direi proprio di no. Ok, possiamo ancora recuperare questo giro. Due e mezzo di svantaggio dalla vetta. Ah, difficile qua. Dai, 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 dai. Ok, non darmi fastidio così, caro. Bello l'incrocio qui, finale. E poi ci tocchiamo sempre noi, siamo troppo amichevoli. 41-0, abbiamo recuperato tutto nel finale, dopo un bruttissimo giro, sinceramente. A costa molto lontano, non a posizione. Oggi non ha azzeccato una bella gara. Però deve rispondere a te tiro. Fa capire che c'è, esiste. Devi romperci i zebedei, no? Perché non ha senso, sennò mamma mia. Va bene, allora niente. Dobbiamo diversificare tra le troie. Così è. Ok. Con rischio brivido, ragazzi, perché ci ha preso il posteriore, ma va bene così. Eravamo perfettamente davanti, ho voluto fare il bulletto. Mamma mia! Stiamo rischiando tanto, ragazzi, perché vogliamo vincere. Però forse così è un po' esagerato. È da un po' che non prendo dei tagli. Sarebbe il caso di prenderli, che dite? No, dai, spero di no, di non prenderli, di non esagerare. Tazzo. È difficile entrare, è difficile. Infatti rientra Tazzo, c'è Binder davanti che ci blocca tantissimo. Ah, siamo costretti a ripartire da zero praticamente. Ripartire proprio da una velocità lentissima. Siamo comunque più veloci in pista. 40. 41-0 ancora. Niente, 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 niente. Purtroppo quando si mettono così. No, sono un idiota. No, questo, ragazzi, non voglio vederlo. Questo non volevo. Non volevo farlo, perdon. Ok. Direi che è meglio così. Niente, non c'è niente da fare, ragazzi. Non c'è niente da fare. Non c'è niente da fare. Con Binder abbiamo qualche problema. Purtroppo l'abbiamo leggermente toccato. È caduto, siamo caduti anche noi stavolta, dai. Peccato, volevamo fare una bella gara. È venuta fuori una gara disastrosa. Forse la peggiore in termini di risultati. Se vediamo dove siamo messi adesso in classifica. Peccato. E sì che era partita piuttosto male, davanti erano caduti.
peccato. Forse deve avere anche qualche problema con la moto, fa un rumorino strano. Di sicuro non si può fare più nulla perché guadagniamo... non guadagniamo punti, però vabbè. Fa niente, dai. Questa è l'impronta un po' brutta che diamo, che lasciamo in Moto3. Poi la macchia del nostro meraviglioso campionato. E va bene così, dai. Non si può far molto, non si può voler tutto dalla vita. Si può parlare di crisi di ritiro, perché sono 4 gran premi con questo dove non vince una mazza. Però non credo. Penso in realtà che si sia semplicemente rilassato un pochino troppo. Ci sono alcuni piloti che hanno la moto che non va proprio dritto. L'ultimo giro ormai crolla Darden Binder. Ci ha messo pure poco lui a difendere la moto. Mi dispiace tanto per quell'entrata in pista piuttosto assassina. Non so cosa mi è passato per la testa in quel momento. Sicuramente niente di... Non so, volevo tornare in pista e basta perché avevo fatto una cazzata. Non l'avrei mai fatto esattamente con seno di poi. Mamma mia. Un po' di problemi da anteriore, ragazzi, eh. Niente, oh ragazzi, la dobbiamo... ce l'abbiamo con Binder. Gli stava facendo pagare per tutto quello che ha combinato in pista, anche se adesso si è un po' calmato. Bravo, Darren. Vai, vai, vai. Siamo appoggiati troppo. Vai, vai. Abbiamo lasciato la posizione. Dio che gara. Mentre i piloti completano mi dispiace. Andiamo a vedere la classifica finale della gara Moto3. Oddio che gara, ragazzi. Che gara, che gara, che gara. Devastante, devastante da un certo punto di vista proprio degli incidenti. Non so perché, ma non mi fa più vedere l'inizio, non capisco perché. Vabbè, allora andiamo a vedere il momento dell'incidente, perché lì abbiamo fatto proprio faville. Peccato perché la rimonta stava venendo bene, non una delle più belle. Abbiamo anche lottato con Acosta in maniera super figa, ma poi in realtà siamo dovuti qua, mi sa, arrendere. Allora, io ero già in fase di frenata. Qua dovevo allungarmi io. Dovevo allargare io. Caduto e poi caduto pure subito anche io. Ah, perché mi ha preso il posteriore. Vabbè, giusto come caduta. Qua ho proprio sbagliato. Qua ho proprio sbagliato, purtroppo. Guardate anche la mia... Mamma mia. Era a terra, praticamente. Lui continuava a girare a terra. Faccio giusto questa fotina qui che vedete come copertina. No, mamma mia, che errore. Di certo non è il biglietto da visita perfetto. Le ultime 4 gare non sono il biglietto da visita perfetto per la stagione che abbiamo fatto in Moto3 per la Moto2. Però i protagonisti di questa emozionante credo che gara stanno completando 52 giri. Punti di vantaggio, 57? 47 punti di vantaggio siano abbastanza. Abbiamo fatto un po' quello che volevamo nel finale. Alla fine ci siamo divertiti. Spero che vi siate divertiti, soprattutto voi ragazzi, nei duelli. Io so che volete che vinca sempre Titiro, ma attenzione, finalmente.
ricordo al buon Jason, come vedete dietro al casco di Jason, al nostro casco c'è il numero di... non il numero, ma il nome di Jason. Ultra quarantenne. Bello, veramente bello. Non so come mai non ci ho fatto caso al 38, ma ho fatto caso al buon Jason. 11 vittorie, 13 podi e 8 pole position. Abbiamo fatto pole praticamente ovunque, eccetto nelle piste dove pioveva e dove poi non abbiamo smesso di far cose. Abbiamo fatto quindicesimi, ventunesimi. L'unico risultato non a punti è stato quello di Valencia. Siamo caduti a Catalunya, siamo caduti in Australia, siamo caduti a Valencia, siamo caduti in Thailandia. Quindi quattro piste dove siamo caduti. In Gran Bretagna invece il tredicesimo posto era il nostro passo. Potevamo magari fare un po' di più, ma sono partiti ultimi anche lì. Repubblica di Rosmarino, no, di San Marino. Che ogni volta che vedo RSM penso a Rosmarino. Potevamo fare decisamente di più, ma abbiamo usato praticamente il power a 2 e basta. Giappone abbiamo vinto e 11 vittorie comunque, delle quali ben 6 di fila. Direi che è un buon biglietto di visita comunque sia per la Moto2. Calendario, pagamento dello stipendio. Certo, andiamo avanti. Avanza. E prossima stagione. Calendario completo, calendario ovviamente completo, quello giusto. E attenzione ragazzi, perché siamo ufficialmente in Moto2 con la MV Agusta. E ora si costruisce un po' la livrea, ma questa la vedrete nelle prossime puntate. Un bacione, un abbraccio e a presto. Ciao ciao!